Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo progettino DIY dedicato ad Halloween. È un progettino molto molto facile, ma dal risultato pazzesco. Io ne sono stata entusiasta e quindi spero insomma che piaccia anche a voi. Non vi spoilerò nient'altro, vi dico soltanto che sono dei fantasmini luminosi. Il risultato finale probabilmente l'avete già visto in copertina, ma oggi non voglio mostrarvelo subito perché voglio realizzarlo insomma passo a passo con voi durante il video. Prima del tutorial però lasciate un mi piace al video e condividetelo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video sul canale. E niente, andiamo subito a vedere come li ho realizzati. Allora, il primo passaggio per realizzare questi fantasmini è creare una struttura. La struttura la potete creare come volete e con quello che avete in casa, utilizzate un po' di fantasia. Io andrò ad utilizzare dei rotoli, di carta di varie misure e, delle palline di polistirolo di varie grandezze, sempre in relazione insomma al mio tubo di carta. Poi mi serviranno delle garze o comunque del tessuto molto leggero e poi dell'amido da stiro tipo questo, ma se non ce l'avete vi scrivo sotto giù nell'info box la ricetta per realizzarlo da voi. Ed eventualmente, se non avete appunto l'amido, potete anche utilizzare della colla vinilica diluita. Dunque, primo passaggio, creare la struttura. Come vi dicevo prima, io ho scelto di utilizzare dei rotoli di carta e delle palline di polistirolo, ma si possono utilizzare anche, che ne so, delle bottiglie con una pallina da tennis o un barattolo o non so, un fil di ferro, bastoncini, quello che volete, la struttura la create come volete. Dopodiché prendo della pellicola trasparente che io in questo momento non ho, quindi la sostituisco, diciamo, col sacchetto di plastica e vado ad incartare la pallina per fare in modo poi che io per fare in modo poi di riuscire a staccare il fantasmino più facilmente dalla pallina, insomma. Quindi se avete la pellicola trasparente utilizzate quello oppure la incartate come riuscite con un po' di plastica. Ecco qua, incartata la mia pallina, la bella e meglio, insomma, non serve essere precisi. Questa sarà la mia struttura. Vado a riparare anche il mio tavolo. Con della carta da forno andrebbe benissimo, ma io sono sprovvista anche di quella oggi. Ecco qua, adesso piattino, qui dentro vado a versare l'amido. Allora, metto un attimo da parte questa perché mi sono dimenticata di tagliare le garze. Allora, adesso devo prendere le mie garze
anche un vecchio lenzuolo va bene, e lo vado a tagliare della misura che mi sembra più opportuna per realizzare il mio fantasmino. Allora, se questa sarà l'altezza del mio fantasmino, il foglio secondo me dovrebbe arrivare, cioè deve toccare la base, perché altrimenti non sta in piedi, quindi bisogna fare anche questo. Ok, quindi a questo punto che ho preso la misura vado a tagliare dei fogli più o meno della stessa misura. Vado a tagliare dei pezzi di stoffa più o meno della stessa misura. Qua. E questo è già tagliato praticamente. Ecco, io ne utilizzo due perché così mi dà l'impressione che siano più solidi, però in realtà ne basta anche solo uno. Per facilitarmi l'operazione io lo piego. Ma ovviamente non è necessario, lo immergo completamente nell'amido. Ok, adesso vado a strizzarlo. E adesso copriamo la nostra struttura. Dobbiamo mettere subito, una volta appoggiato il telo, nella posizione che lo vogliamo tenere, appunto. Adesso faccio un secondo strato con un altro pezzettino di stoffa per dargli un po' più di solidità, ma anche per tappare i buchi. Molto bene, ci manca solo una cosa da fare ed è aspettare fino a domani che si asciughi tutto l'amido, insomma. Ciao! Molto bene! Sono passate alcune ore, non tante per la verità, 3-4, e il nostro fantasmino è già pronto. Adesso vado a toglierlo dalla base e vedete che si è realizzata una base piana che con l'aiuto del sacchetto appunto si stacca subito. Adesso vado a togliere il tubo ed infine la pallina che sempre grazie al sacchetto si dovrebbe staccare abbastanza facilmente. Ci sto riuscendo. Ok, adesso vado a ridargli la forma alla testa perché per far uscire la pallina l'ho premuta un po'. Ecco, il nostro fantasmino a questo punto è pronto ed è bellissimo. Adesso decido una parte dove secondo me è meglio realizzargli il viso. E non so perché, ma penso che questa sia la parte migliore, non so, mi ispira di più. Adesso utilizzando un indelebile, ma se non avete l'indelebile potete utilizzare anche dei bottoni oppure realizzarli con ritagliandoli da un cartoncino o dal feltro della gomma Eva, insomma, come vi dico sempre, potete realizzare con quello che avete in casa e vado a realizzargli e vado a disegnargli degli occhi.
Ecco qua. E adesso devo pensare alla bocca come farla. E quindi sarà. Ed ecco qua, questo, eccomi qua arrivato. Adesso spero che. No, si sono scaricate. No, ok. Queste sono delle lucine. Queste qua, per la precisione, sono a LED e con il filo metallico, che per queste cose qui, secondo me, sono la scelta migliore, ma se avete delle lucine normali andrà bene uguale. Le infilo dentro al mio fantasmino. E la stessa cosa vado a fare con quello piccolo adesso. E voilà! Adesso vado a spegnere le luci, così vediamo il risultato finale finale. Yeah, sì, ma sono bellissimi! Sono molto molto contenta del risultato, è esattamente come me l'aspettavo. E sì, probabilmente anche fare gli occhi e la bocca con del panno, il risultato sarà migliore. Adesso vediamolo da vicino. Ah, bellissimi, sono proprio proprio contenta del risultato. Adoro. Belli, 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 belli. Guardate, anche questo credo che ci stia proprio a pennello. E niente, con questo è tutto. Io del risultato, come vi dicevo prima, sono rimasta davvero entusiasta. Secondo me è pazzesco. Il risultato è molto molto carino, molto molto bello. E come avete visto, i passaggi sono facilissimi, semplicissimi. Ci vuole pochissimo materiale che probabilmente avete già a casa. Il costo è davvero minimo e il risultato, appunto, pazzesco. Quindi adesso tocca a voi, è il vostro turno. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi scritto sotto nei commenti se vi è piaciuto questo progettino, se proverete a realizzarlo, se avete dubbi o problemi o bisogno di consigli o idee per i prossimi video, lasciate sempre tutto nei commenti. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!